Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo una serie di volumi di libri dedicati all'elettrotecnica, all'elettronica, alle macchine elettriche, al tester e in generale all'elettronica. Iniziamo con l'elettrotecnica facile. È un libro per chi vuole imparare l'elettrotecnica, ben spiegato, con delle belle immagini. È un libro molto chiaro, adatto sia a chi vuole iniziare, ma anche a chi vuole approfondire la conoscenza dell'elettrotecnica. Adesso passiamo a un altro libro, Elettronica facile. Questo è un libro introduttivo con un taglio molto pratico. Vi spiega proprio passo per passo come imparare, come fare proprio esperimenti. È un libro sia teorico ma soprattutto pratico. Guardate quante immagini, quante foto. Si impara divertendosi. Elettronica facile. Adesso invece vediamo il seguente libro, Esercizi di macchine elettriche. Questo è un volume adatto a chi deve prepararsi per la maturità oppure chi vuole approfondire la conoscenza delle macchine elettriche per materie come automazione, elettrotecnica e impianti. Adesso invece vi proponiamo Galvanotecnica sperimentale, un libro dedicato alla deposizione dei materiali. È un libro anch'esso con un taglio pratico. Galvanotecnica sperimentale. E adesso invece vi proponiamo la guida pratica al motore Stirling. È un volume corredato anche da un CD e vi spiegherà come realizzare un motore Stirling, la storia del motore Stirling e dei progetti per la realizzazione di un motore Stirling. Terminiamo con il tester alla portata di tutti, un volume pratico
che ci spiega come imparare ad utilizzare il tester, sia quello analogico che quello digitale. Il tester è uno strumento molto utile in elettronica, in elettrotecnica, in impiantistica. Grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie, vi aspettiamo per il prossimo nostro video.